Il valore dello sport nelle periferie. Il progetto targato CONI è stato colto al volo dalla SD Basketball Teramo e dall'amministrazione comunale che insieme hanno finanziato la ristrutturazione della palestra San Gabriele in una zona peraltro interessata dall'ultimo sisma. Al taglio del nastro della rinata struttura anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Il mondo dello sport reclamava di cercare di dare delle soluzioni agli impianti che avevano avuto dei problemi, e qui abbiamo un gigante che in realtà è la presidente di questa meravigliosa realtà della Pallacanestro Teramo, che aveva segnalato questi problemi. Bravissima l'amministrazione comunale a fare anche un'operazione di coinvolgimento non solo con l'associazione ma anche con altre discipline sportive. All'epoca il CONI si occupava di sport e periferie, questa è la dimostrazione che fu fatta un'operazione tra comitato olimpico, amministrazioni locali, attività di ricognizione, di lavori, di appalto con una persona appunto come Antonina che è stata il perno di tutto, a cui dobbiamo dire grazie. Soddisfatti il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto e Antonina Fidecaro, presidente della SD Basket Teramo, che gestirà l'impianto per 10 anni. L'ho definita la luce nel cratere, perché siamo all'interno del cratere sismico. Iniziative di questo genere ci consentono veramente di dare un'iniezione di fiducia e speranza alla comunità e soprattutto ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, per i quali tutto questo oggi viene fatto. Giovani, ma anche si sottolinea l'importanza delle periferie. L'importanza delle periferie è la riqualificazione delle periferie, e questo è un esempio emblematico. Qui non si sta soltanto inaugurando una nuova palestra, una struttura sportiva importante per la città, ma si sta riqualificando un'area della città. Pallacanestro ma anche pallavolo? Pallacanestro, pallavolo e altre discipline sportive che possono allenarsi all'interno di questo impianto, perché sono stati fatti dei lavori particolari per cui altri sport non si possono fare. Normodotati ma anche disabili? Assolutamente sì, il fiore all'occhiello è praticamente le barriere architettoniche completamente abbattute sia nell'area pubblico che nell'area campo, e questo ovviamente ci rende orgogliosi.